Ponte ad ovest, i giardini pensili a levante. Nato con funzione militare, essendo in posizione strategica, e nel Rinascimento la corte dei signori di Monferrato, alle Rami Paleolesi, lo utilizzano come residenza estiva. I marchesi della capitale del Monferrato fanno del castello di Pontestura la loro piccola Versailles, con balli, tornei, battute di caccia. Prima dello sfarzo della corte dei Paleologi, il castello di Pontestura visse un episodio significativo per il paese, episodio che lo identificò come una delle massime fortezze di sicurezza del Basso Monferrato. Ma i guai nostri dell'Italia cominciarono nel 1494 con l'arrivo dei re francesi, Carlo VIII prima e Luigi XII dopo. Il secondo rivendicava la sovranità su Milano, del duca Ludovico Sforza, detto il Moro. Il marchesato del Monferrato in quegli anni attuava una politica di avvicinamento ai francesi, tanto che fu su indicazione di Luigi XII che nel 1508 Guglielmo IX, paleologo, sposò Anna d'Alençon, destinata a giocare un ruolo di preminenza nella storia del Monferrato. Il 15 luglio 1499 Luigi XII faceva entrare nel territorio milanese le truppe al comando di Gian Giacomo Tribuzio. Il Moro non poteva sostenere da solo la lotta all'invasore e, vista la mala parata, si rifugiò in Austria. Ludovico, il Moro, ben presto ritorna al comando di 8.000 svizzeri che aveva soldato e riprende Milano. Ma un esercito francese, composto da un contingente più numeroso di svizzeri, l'8 aprile 1500 fronteggiò a Novara il Moro, le cui truppe si rifiutarono di combattere perché deluse nelle loro aspettative di paghe e di bottino. Il duca di Milano tentò di mischiarsi alle truppe, vestito come un soldato, ma fu riconosciuto dai francesi e fatto prigioniero. Per via degli incomodi che l'arrivo dei francesi aveva recato agli abitanti di queste nostre terre, non fu possibile tenere la fiera di San Michele del 29 settembre. Questa si svolgeva nella regione chiamata Giardino, nel piazzale tra il castello e i bastioni del paese. Solo il 10 aprile 1500, quando le turbulenze soldatesche si quietarono, la fiera ebbe luogo. Lo stesso giorno in cui faceva il suo ingresso nel paese come prigioniero, Ludovico Sforza detto il Moro, duca di Milano. Via. Ah, che schifo! Va via!
via da qui. Allora, chi che è da qua? Io una licenza da scrivere, adesso è la no, però le nemmeno per sono viste, non capisci niente. Quanta ne se ne è? È una lingua che capisci niente quella lì. Permissione del libero commercio. Ah. Oh. A Giovanni Scriva. Per tutto il tempo che dura la sera dal mite. Vabbè, guarda, tagliuma qui, se devi pagarmi 3 euro lì. Oh. Madonna, che tariffa. No, no, nella marchesa l'hanno punita, non è di tassi. Ma che tu vai l'altra? Non parla di sede. Ma è un sacco molto. Vabbè, siamo tre, tu e la marchesa e io e me. Tu e la marchesa e me. Vabbè. Guardiamo. No, io cosa posso. Mi sono la Maria del Picciaguarin. È suo. E Villa Lana, tutta quella è Mariunina. La Trieste hai da mangiare? No, in casa niente. Bruciava. I presi bassi, però guarda. Ma io mi vuoi dire per provare qualcosa? Ma no, niente. Che proprio no, io faccio proprio po'. E lei la fa. Pensami a me. Dai, Mariolina, va. Pensami a me. Dai. Ciao, we'll do it. Dai quei cose da mangiare stamattina, tanto su un braccio. Qui è tutta roba buona, eh? Sì, una cosa da mangiare. Sì, biscotti. La roba che la cucina, ma stavolta via. Ah, io qui da me, poi la rinca. No, no, qui è tutta roba... Le brava sa guardia, no? Sì. Aspetta che la arriva da te, va? Aspetta che sul dia. A proposito, vorrei custa scrivi una litra? Poi in soldi. Cioè? Più in soldi e mezzo. Più in soldi e mezzo. Se parli in soldi, lo cosa scrivi? La lettera. Perché a me, perché tu dici, l'anno passato imparare a scrivere, però riesco a fare una litra per una persona con tanta, e mica te me la scrivi te. Sì, vabbè, quella lettera là. Allora, se te scrivi bene, fa spagare in più il te. Vorrei la costa, allora scrivi la litra. Tu manca io o niente, grazie. Vabbè. L'era buono col pan. L'era buono col pan. Meno male, l'avevi visto che bene. No, non interessa niente, perché questa mattina... Perché la quincia, perché lì la... Ma lo consumo, ma detto l'anno passato. Ma lo consumo. Questa mattina qui e là. Santo, ma vedi un po' che riesci qui. Allora, lo fuma qui? Licenza. Ma mi può fare questa licenza? Deve comprare. Bastare poco? Un po' che niente. Bastare poco che niente. C'era ma chi sono? Ma io sono così che non penso a fare un gioco. Allora, se pensi a un tal luogo ponente a mezzogiorno, dal fusto del castello, e c'è la porta a San Rocco. Non è buono a Slesi, non è da Slesi. Non è arrabbiate, eh? Non lo fa arrabbiare, ma non è la va bene, dimmi un po' lo che fai, va bene, tu hai la licenza più o meno. Io faccio anche per te tutti i cassoni che fa. Che fa spazzare i cassoni importanti? Io fai per una certa persona importante, per esempio mia una che stasera la fa fare la passeggiata. Ah, è una persona che la va a spazio? Che bella io fai il materasso sulla sera e mi vedo andare giorni. Ah, te fai il materasso apposta per il tuo? Cioè la vadrò mi mando sul tuo materasso? No, ti calma, non è il macchinone. E intanto trovi, insomma, se sentissi tranquillo. Se sentissi bene, sì. Aspetta, ad un durai a San Lino. Se sentissi bene. E arrivai a Son, sì. Tranquillamente, se mi sentinassi, cambi vera da fare certi giugati. Buon, basta parlare, basta parlare, basta parlare.
non interessa neanche come va a finire. Voleva arrivare, vabbè, la grazie su chi? Ma chi è la Margherita? Ha trovato la per la Margherita. Grazie. Ma bella lì, lo scrivi, è a posto, tutto a posto, Grazie, grazie. Tutto a posto, non andava avanti che andava in con la Margherita, andava via là. Allora, la terra, San Michele, da te, sei anche tia, ponente, levante, ma con lì. Sì, qui c'è un seme.